Fahrenheit, i libri e le idee. Il fuoco, l'immateriale, la gloria. Almeno tre punti fermi nel nostro pomeriggio che si apre alle 15, 1 minuto e 25 secondi. Ben ritrovati a Fahrenheit, da Loredana Lipperini e dalla redazione di Fahrenheit, ovvero Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Angela Landini, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pilastro in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Giulio Salvadelli alla console. Anche oggi parlate con noi, scrivete un sms o un messaggio WhatsApp al 335-5634-296, un tweet a Radio 3 Tweet e una mail a fare con l'H al centro @rai.it. Il libro del giorno di Fahrenheit racconta la storia di un bambino, ma non è un bambino come gli altri, ovvero ha una famiglia, un padre, una madre, ha dei nonni, ma ha molti nomi, ha molte vite, molte età, molte identità. È il bambino intermittente, esce per miraggi, l'ha scritto Luca Ragagnin. Buon pomeriggio e benvenuto a Fahrenheit. Buongiorno, grazie. Allora, nelle prime righe, Berg, il bambino, dice: sono un falsario dei fatti della vita. Ma in realtà quello che lei ha realizzato in questo romanzo, un romanzo importante da molti punti di vista, incluse le dimensioni che sono notevoli, sono quasi 700 pagine, è di sminuzzare, se si può dire così, una biografia, o per meglio dire fare un'operazione alla Cortázar, un romanzo di formazione per frammenti? Ma dunque... Sì, in parte lo è, anche perché do una seconda sequenza possibile di lettura al lettore, cioè alla fine di ogni capitolo c'è proprio rimando a un capitolo che non è quello successivo e quindi si può fare questo gioco del mondo per citare Cortázar. Però in realtà io credo che anche per la mole e per il modo in cui l'ho scritto non... La forma frammento l'ho evitata, anche se poi il materiale principale di tutto questo romanzo è la memoria, è la preservazione della memoria, dunque spesso la memoria è frammentaria. Ma ho cercato di ricostruire invece la vita di un essere umano dalla primissima infanzia fino all'età adulta e oltre, cercando proprio di ricomporre questi frammenti, ed è normale che poi le voci, che sono poi le tante voci di questo Berg, cambiano stilisticamente, cambiano proprio nella temperatura delle cose che vengono dette, però alla fine il mio intento era quello di creare un'unità, quell'unità vitale che si può vedere soltanto quando la vita è quasi trascorsa del tutto. E infatti la cosa affascinante, una delle cose affascinanti del bambino intermittente è proprio questa moltiplicazione di voci che poi trovano una ricomposizione, e penso anche, ma me lo dirà lei Luca Ragagnin, che l'impegno, oltre all'impegno della scrittura in sé, perché appunto un libro di quasi 700 pagine molto lavoro richiede, molta attenzione richiede, è proprio trovare quella pluralità di voci che nella testa dei bambini, ma anche degli adolescenti vorrei dire, ma anche delle giovani persone, comunque esiste, e cercare di restituirla in un romanzo. Sì, inoltre Berg tutti i bambini hanno questo esubero di fantasia, ma il suo materiale in eccedenza, fantasioso e visionario, delle volte anche, è davvero particolare, come le diceva in apertura, dunque ancora è doppiamente difficile, un doppio salto carpiato, no? E questa intermittenza del titolo, che cade appunto su Berg, riguarda proprio l'interpretazione che lui dà alla realtà, all'esperienza, alle varie esperienze, alle tutte le sue prime volte della sua vita di bambino, poi di ragazzo, di adulto, eccetera. Dunque sì, l'intermittenza è perché poi alla fine noi ricostruiamo probabilmente il nostro vissuto con tutta una serie di segmenti che non necessariamente si allineano creando quello che poi noi siamo diventati per arrivare al punto in cui noi siamo e riconsideriamo. E però questa era la scommessa narrativa e anche la scommessa del mio personaggio. Ecco, il suo personaggio, come ci si cala? Perché questa è l'altra cosa che colpisce molto nel bambino intermittente. Come ci si cala
in quella voce dell'infanzia, che è una voce di meraviglia, è una voce di esplorazione, è insomma una voce che appunto crescendo non si possiede più, quella voce svanisce come i bambini di Mary Poppins che non capiscono più le parole degli uccelli. È stata in effetti questa la parte più difficile di tutta la costruzione del romanzo, che viene prima della scrittura, perché è chiaramente una ricerca di memoria che ho fatto sulla mia personale esperienza, quindi io sono andato a cercare quel bambino là che sono stato, è un bambino che sono stato negli anni 70, e il romanzo attraversa almeno tre decenni, ma soprattutto tutti gli anni 70 e anche tutti gli anni 80, e cercare quella voce là è stato un lavoro, lo dico con neutralità e senza intenzione sentimentalismo, ma piuttosto doloroso, perché si tratta di ripescare, no, il nostro più caro istinto, che poi siamo noi stessi di un altro tempo. E quando ho trovato quella voce lì, allora poi il romanzo è partito e andato. Poi sì, ci sono voluti alcuni anni per scriverlo, ma prima quel lavoro precedente è stato sicuramente più difficile. Sì. Crescere significa sempre non essere qualcosa? Perché ci sono vari momenti in cui Berg dice non sono più così, sta appunto crescendo, perde ogni volta un pezzetto di quello che sta, lo perde anche che viene in tutti noi. Sì, lo perde, addirittura lui lo perde anche nel presente, cioè nel suo quotidiano, tant'è che si dà dei nomi differenti, poi quello che ricorre maggiormente è Berg, quindi convenzionalmente lui si chiama Berg, ma si chiama in tanti altri modi, perché questo cambio di identità continua che fa in una maniera ludica in un'età, una prima età, ma poi che continua a fare in una maniera più o meno conscia successivamente, è il suo modo di difendersi dall'interpretazione che di lui danno tutti gli altri, e interpretazioni varie, molto diverse anche, caratteriali, cioè psicologiche e quant'altro, ma sulle quali tutte lui non si ritrova, no? Per cui si definisce anche in età adulta, in una storia d'amore, diciamo giovanile, eccetera, quando le cose vanno male, lui questa cosa la dice alla sua ragazza, dice sì, io tu puoi dire soltanto di me, puoi definirmi soltanto su ciò che non sono, e che non sono stato e che non sarò mai, ma che cosa sono me lo sai dire, nessuno lo sa dire. Però in tutto questo con una leggerezza comunque che lui ha nei confronti della vita, una curiosità, è buffo, è anche maldestro, insomma non è una figura negativa nel senso di problematica, è una figura che ha comunque un'interpretazione sulla realtà che è un piccolo scarto rispetto alla realtà oggettiva, e dentro quello scarto sta anche un po' il tono comico delle pagine del libro. Il tono comico, però ci sono in più momenti degli più che sfondi in realtà tragici, e quando Torino comincia, parole sue, a sanguinare con regolarità terrificante, perché questa è anche una storia di città, ed è una storia di storie, anche gli anni 70, gli anni 80, gli anni 90, gli anni 70 soprattutto. Sì, gli anni 70, perché chiaramente la memoria è più, come dire, più accesa, però tutta la narrazione, le voci cambiano, perché comunque lui, anche se non si capisce da subito, ma qua là ci sono degli indizi, racconta la sua vicenda da quasi da vecchio, no? E quando si tratta di ripercorrere la sua adolescenza e preadolescenza, la temperatura del suo ricordo si alza molto, e preadolescenza e adolescenza nel suo caso significa proprio gli anni di piombo in una città come Torino, che è narrata un po' in filigrana, cioè non è completamente delineata, è una Torino notturna, sfumata, non la classica Torino, anche dovendo narrare a Torino della fabbrica degli anni 70, non c'è, e non c'è, è un po' comunque velata, ma chiaramente lui questi fatti
li vive da bambino, da decenne, undicenne, no, novenne, eccetera, no? E li commenta con la madre professoressa, perché lui vive con la mamma, è un figlio di una coppia separata, con cui ha ottimi rapporti, tra l'altro i nonni, il padre, eccetera, le problematicità non ci sono, siamo prima della legge del divorzio, ma lui commenta, cioè, questo rito casalingo con la madre, molto preoccupato ovviamente, che gli legge i giornali e gli spiega che cos'è il terrorismo, come mai, cosa sta succedendo, eccetera, e al contempo ovviamente gli impone alcuni divieti elementari nella vita della città sociale. Lui, per lui questo è molto vivido, come è molto vivido, poi rimarrà il ricordo pochi anni dopo dell'ingresso in città delle droghe pesanti, dell'eroina, dei morti sulle panchine dei parchi o dei controviali cittadini, eccetera, no? Lì in quel caso lui ad esempio riesce anche a testimoniare una di queste vittime, la vede e le chiama le statue incomprensibili, no? Mentre i terroristi, che poi ricostruisce, hanno pochi anni più di lui, 5-10 anni più di lui, sono i bambini incomprensibili. Quindi rielabora tutta la realtà, la trasforma, ma ne è ben conscio, insomma, di ciò che è la portata. Senta, c'è anche molto forte la presenza della musica in questo romanzo. Sì, perché lui a un certo punto in questo continuo altalenante incertezza di identità, non sa che cos'è, dice di essere ammaccato in un certo senso dagli sguardi degli altri, è incerto, è indeciso, eccetera. Alla fine scopre che la musica invece ha una funzione molto equilibratoria e che per lui diventa un timone, perché gli consente di mettere a fuoco in maniera piuttosto stabile aspetti di sé che lui ancora non ha ben chiari, però capisce che la musica lo aiuta in questo e riesce assolutamente a metterlo più a fuoco, e quindi cerca in qualche modo di esserle grato e di servirla, di ringraziarla, da prima cercando di diventare un musicista, ma non avendo poi il talento, intanto adulta poi riuscirà con una serie di episodi un po' caramboleschi a lavorare, finirà per diventare un commesso in un negozio di vinili, e dove succederanno anche lì delle cose molto, molto buffe, insomma. Quindi sì, la musica diventa, è quello che invece in età, da bambino, era per lui la coda del cappello di Davy Crockett. Gli avevano regalato un cappello di Davy Crockett, sì. Ovviamente invernale, chiaramente, con questa coda, lui se lo metteva sempre, anche d'estate, perché si sentiva protetto in qualche modo. Anche lì ci sono delle scene molto, molto divertenti, ma ovviamente questo cappello di Crockett non può attraversare tutte le sue età, e alla fine sarà proprio la musica a prenderne il posto. In un minuto davvero, perché purtroppo oggi chiudiamo un po' prima, Luca Ragagnin, tenere un tono che è a metà fra anche la comicità, come lei diceva, e la malinconia, quanto è stato difficile? Durante la stesura non me ne sono reso tanto conto, adesso che sono uscito da qualche mese e che il libro esiste, lo capisco di più, infatti capisco di più di aver fatto un tuffo in apnea un po' pericoloso, insomma, in maniera metaforica, e che però alla fine sono uscito, quindi sono contento. Grazie. Ora, Luca, Il bambino intermittente esce per Miraggi, l'ha scritto Luca Ragagnin, ed è il libro del giorno di Fahrenheit, che sta per chiudersi, perché, come detto, fra poco la linea andrà ad Andrea Penna per la diretta da Bayreuth. Prima però i saluti della redazione: Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Angela Landini, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirasto in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Vittorio Vitiello alla console. Fahrenheit torna domani alle 15 su Radio 3, naturalmente torna
in formato consueto in questo caso, quindi negli orari altrettanto consueti. Vi ricordo che potete continuare a scriverci, ma via mail, fare con l'H al centro @rai.it. Ci si ritrova qui domani alle 15. Una felice serata e un felice ascolto della diretta da Bayreuth, da Loredana Lipperini. A domani.